qui Radio Libera, e lì, qui Radio Libera, e lì, qui Radio Libera, e lì. Correva l'anno 2040. E oramai, da 24 anni, negli aeroporti gli umani circolano nudi per evitare che eventuali attentatori possano occultarsi addosso sostanze esplosive. È finita la benzina, un romanzo completamente sdrenato e surreale, scritto da Beppe Tosco, autore di Luciana Littizzetto. L'idea di distribuire in modo più accorto le pensioni venne nel 2029 a un sottosegretario di Legnano, onorevole Memo Ratti. Memo era un ex insegnante di educazione fisica e disse: «Facciamo così, per avere diritto alla pensione bisogna che l'anziano riesca a prenderla». «Che significa?» chiesero al Consiglio dei Ministri. «Saltare», rispose Memo con una bella energia. «Saltare, porca loca! Per prendere la pensione bisogna saltare! Il pensionato va alla posta, l'incaricato alle consegne tiene la busta con i soldi a 2,5 metri di altezza e l'anziano salta. Se la prende bene, se no, ciccia!» «Ciccia cosa?» chiesero dal tavolo dei ministri. «Crepa, s'arrangia, s'allena e ritenta il mese dopo, come gli pare!» Fu questa la risposta di Memo. «Bello!» disse allora il presidente del consiglio. «Così sono obbligati a tenersi allenati e non stanno davanti alla televisione». E così fecero. Noi economicamente stiamo piuttosto bene, grazie al cielo, ma alla pensione non si rinuncia mai. Così mia madre vi andò in pensione, dico, a 72 anni, poco dopo l'entrata in vigore della riforma. Oh, i primi tempi mamma saltava da Dio. Alta 1,68, mia madre volava col braccio 2,50 metri, senza nessuno sforzo apparente. Dopo 3 anni di salti, aveva riacquistato la forma di una quarantenne con un passato di sport. Pochi passi di rincorsa e mamma volava, letteralmente. Faceva anche la splendida, saltava la Fosbury di spalle. Saltava, afferrava la pensione e poi, proseguendo nella traiettoria, non erano rare le volte in cui si scatafrattava di schiena sulla fila degli altri pensionati in attesa. Non solo, quando toccava agli altri, gufava, tifava contro, sperando che qualcuno non ce la facesse. E io le dicevo: «Mamma, dai, non è bello gufare. Quelli che non ce la fanno sono destinati a una brutta fine». Lo so», rispondeva mia madre, «ma ho fatto agonismo da giovane ed è più forte di me». Alle poste intanto saltavano tutti e quasi sempre andava bene. È finita la benzina di Beppe Tosco, autore di Luciana Littizzetto, edito da Mondadori in tutte le librerie. Qui Radio Libera, e lì, qui Radio Libera, e lì, qui Radio Libera, e lì.